su Amazon una mini sega circolare che utilizza dischi da 85 mm, una profondità di taglio nel legno di 27 mm, mentre nel plastica e alluminio morbido, metalli morbidi, massimo 3 mm e piastrelle 8 mm, così almeno c'è scritto. Ho scelto questa perché ci sono moltissime recensioni positive. Io faccio spesso lavoretti con il legno, quindi questo attrezzo è una buona alternativa a eventuali seghetti vari. Queste sono le lame. Istruzioni di brugola. Per aspirare le polveri con aspirapolvere. Questa è una sicura. Eccolo qua. Questo serve per l'altezza della lama. Mettiamo questa per bloccare così. Fino a 27 mm.
Qui possiamo attaccare l'aspirapolvere. Questa è una avvertenza perché non si avvita e si svita normalmente, ma per bloccare bisogna andare in senso antiorario e viceversa. La brucola ci sta, io uso la mia solo per una questione di praticità. Portatevi il pulsantino. Se effettivamente la lama arriva a tagliare 27 mm. No. 26 e qualcosa. Comunque. Per ora è tutto, se riesco a fare qualche prova l'aggiungo. Ringrazio l'attenzione.